Mancano pochissimi giorni alla chiusura dei corsari. L'attrazione è stata aperta ufficialmente nel 1992 con il nome I Corsari. Poi nel 2018 è stata rinnovata con una nuova storia dal nome I Corsari, la vendetta del fantasma. Altri che vogliono sfidare le oscure insidie del nostro rifugio. E domenica, che sarà l'ultimo giorno quindi ufficiale, potrete essere voi i protagonisti dell'attrazione o, perché no, dell'intero parco divertimenti. Se vi presenterete nelle biglietterie di Gardaland con almeno 3 pezzi di vestiti da corsaro, per tutte le informazioni potete andare nel sito ufficiale di Gardaland, potrete usufruire di uno speciale sconto di 29 euro al posto di 56. Gardaland e Grana Padano hanno presentato le ipotesi sono tantissime. C'è chi spera in un ritorno della vecchia storia, c'è chi pensa che la struttura verrà completamente tolta, c'è chi invece spera in un rinnovamento. Una cosa è certa, la struttura nel 2025 riaprirà ufficialmente. Quello dell'anno prossimo sarà il 50° anno di Gardaland. Tutti da un lato, tutti seri, a risico vera. E oggi siamo venuti a Gardaland per fare un giro, per divertirci, e però sapevamo anche che la domenica chiude questa giostra, che sono i corsari, e non potevamo perderci quest'ultima occasione. Io la prima volta che sono salito su questa attrazione era il 1992, e siccome domenica la chiudono sono venuto a fare l'ultimo giro su questa, sperando la prossima volta di trovare un'attrazione migliore che non la chiudano.